Tommaso Cancellotti, allora è arrivato il passaggio del turno in Coppa Italia, primo posto in campionato, però non possiamo fermarci, bisogna sempre guardare al futuro e ovviamente l'obiettivo è sulla gara di domenica a Pontedera con il Montevarchi. Assolutamente, siamo contenti del passaggio del turno, era un nostro obiettivo che abbiamo centrato, un obiettivo importante. Ora abbiamo qualche giorno per poter preparare nel migliore dei modi la partita col Montevarchi che, come tutte le partite da qui in avanti, sarà una partita fondamentale, quindi come già detto ci impegniamo a prepararla in questi giorni nel migliore dei modi e poi andremo lì per cercare di fare i tre punti. Incontrerete una matricola quasi terribile, il caso di dire, 6 punti in classifica, Montevarchi che ha battuto la Virtus Entella e che è andata a vincere a Fermo. Sì, è una squadra temibile, ha dei giovani molto bravi, sta dimostrando comunque di essere una squadra che ha dei valori importanti e quindi è assolutamente da non prendere sotto gamba, e anche se questo aspetto è normale perché questo girone, questo campionato, nessuna squadra può essere presa sotto gamba. Il tuo ritorno in Abruzzo sicuramente positivo, hai trovato anche il primo gol con la maglia del Pescara. Sì, sono contento di essere qui, mi trovo molto bene, sono felice ed entusiasta di essere riuscito a trovare la prima rete, spero di riuscirne a trovarne altre e spero che comunque siano importanti. Parliamo un attimo anche di quello che accadrà tra qualche mese, perché c'è questo derby di Coppa Italia che ora è ufficiale, Teramo che ha eliminato il Siena, voi avete passato il turno con il Grosseto, tra meno di 2 mesi al Bonolis ci sarà Teramo-Pescara, per te una gara particolare, inutile negarlo. Sì, assolutamente, già particolare di per sé essendo un derby, e quindi è già una partita diciamo particolare. Poi io da ex la vivo in maniera ancora più diciamo speciale. Sicuramente come ogni derby bisogna andare lì con la carica giusta e andare lì per vincere, soprattutto appunto perché, come si dice, i derby non vanno giocati ma vanno vinti.